Salve. Questo percorso formativo è stato progettato, creato e sarà gestito da ANITEL, Associazione Nazionale Insegnanti Tutori Learning, ente accreditato dal MIUR per la formazione. La nostra storia inizia con il primo corso online in Italia, dedicato al mondo scolastico, organizzato da Rai Educational nel 1999, a cui parteciparono 200.000 insegnanti. In questo percorso formativo, denominato Multimedia Scuola, condotto da Carlo Massarini e diretto dal professore Gino Roncaglia, ANITEL ha contribuito mettendo a disposizione le guide e i tutorial. Successivamente, nacquero i corsi ANSA Sindire. All'interno dei forum, prima vera occasione di un confronto nazionale, è nata la nostra community. Tutti i docenti tutor, con il compito di facilitare e guidare la formazione dei colleghi. La nostra community si è sempre caratterizzata per una costante e innovativa ricerca nell'ambito metodologico didattico pedagogico applicato alla prassi quotidiana in classe. I nostri progetti formativi nascono dalle esperienze sul campo dei soci, condivise in rete, appassionati da anni a riorganizzare la didattica tramite l'elaborazione di strategie protese a migliorare l'apprendimento. Lungo il tragitto ti accompagnerà un esperto team di docenti, con la funzione di facilitare il tuo percorso, di consigliarti nelle scelte strategiche, di risolvere eventuali problemi tecnici. Laura Antichi, professoressa di filosofia, esperta di nuove metodologie e di didattica digitale. Gioachino Colombrita, docente di diritto, esperto realizzatore di ambienti di apprendimento immersivo. Valeria Zangari, docente progettista di Learning Object per la didattica. Valerio Pedrelli, autore di software e di applicazioni didattiche, nonché presidente ANITEL. Il periodo ufficiale del corso è in via di definizione, con probabile inizio in settembre e conclusione a fine dicembre, con la possibilità di completare il corso entro maggio 2021. Il corso è suddiviso in 4 moduli tematici che si apriranno in successione ogni 15 giorni. Non è indispensabile terminare un modulo prima dell'apertura del successivo, in quanto è possibile procedere in modalità personalizzata e dei tempi a disposizione. Ogni modulo è introdotto da una web lesson in diretta, di circa 120 minuti, con funzione introduttiva agli argomenti trattati. A distanza di una settimana, si terrà un web lab sincrono, attività facoltativa, alla quale è possibile partecipare per richieste di delucidazioni, approfondimenti, tutoring e counseling. Queste istanze possono essere esplicate anche dai forum tutoring e counseling presenti in ogni modulo. Non è indispensabile terminare un modulo prima dell'apertura del successivo, in quanto è possibile procedere in modalità personalizzata e dei tempi a disposizione. I processi predisposti partono dalle attività di studio e ricerca individuale o a gruppi tematici. Il percorso è agevolato dai docenti e dagli esperti, con funzione di tutoring e counseling. Il confronto sarà il fulcro delle precedenti azioni, prima di passare ad un progetto realizzativo nel contesto degli apprendimenti, individuali o di gruppo. La condivisione degli elaborati realizzati arricchirà l'esperienza, mirata a una ricaduta diretta, nella prassi didattica quotidiana. Il processo di valutazione o autovalutazione avrà l'obiettivo di individuare eventuali approfondimenti da compiere. Il percorso formativo si sviluppa in una parte fissa, InfoTool, contenente i servizi e da 4 moduli tematici. Ogni modulo è organizzato in web lesson, sincrone o asincrone, con materiali di studio, e in web lab sincroni per il tutoring e il counseling. Al termine del percorso è prevista una rielaborazione riflessiva sugli apprendimenti, con verifica e valutazione. Gli incontri sincroni potranno essere di due tipologie. Web lesson, unità didattica sulle tematiche modulari, precedono ogni modulo.
In caso di assenza, o qualora si verificassero problemi di collegamento per le caratteristiche della connessione in loco, gli incontri in diretta verranno registrati, con la possibilità di connettersi in modalità individuale agli argomenti trattati. In caso di difficoltà audio, è consigliato uscire e rientrare nell'ambiente. Web app. Incontri facoltativi, con lo scopo di approfondire e progettare nel contesto di uno specifico modulo. Per maggiori dettagli, consultare il calendario e la guida. Cosa dovrai fare in ogni modulo? Nel cassetto delle azioni è disponibile un forum opzionale per il supporto. Nel forum di confronto, prescrittivo, dovrai confrontarti e condividere i tuoi progetti. Al termine, la verifica del modulo attribuisce 100 crediti. Il corso prevede un totale di 400 crediti. L'attestato si attiva al raggiungimento del 60% di essi, cioè a 264 crediti. Per l'utilizzo dettagliato di questi ambienti, consulta la guida generale posta nella pagina illustrativa e all'interno del corso stesso. Alcuni requisiti per partecipare ai webinar. Meglio indossare cuffie a microfono, nel caso si dovesse intervenire in diretta. Ricordarsi di accendere il microfono prima di intervenire e di spegnerlo alla fine dell'intervento. Device possibili, da preferire la postazione fissa o il notebook. Possibili anche il tablet e i cellulari, purché dotati di schermo uguale o superiore ai 10 pollici. Connessione uguale o superiore ai 20 megabit per secondo per reti fisse. Ideale dai 60 in su. 4G per reti mobili. Le principali problematiche legate alle videoconferenze sincrone possono essere: difficoltà di connessione, sintomi, si cade spesso, si vede e si sente a tratti, cause, rete di servizio obsoleta, non aggiornate, rimedi, cambiare gestore dei servizi, ma non sempre è possibile ottenere velocità adeguate in certe zone d'Italia, device utilizzati obsoleti, in seconda posizione, sintomi. Grafica scadente, difficoltà ad aprire ambienti sincroni 2D o 3D. Cause: hardware e firmware incompatibili con programmi o ambienti di ultima generazione. Rimedi: acquistare un nuovo device di ultima generazione. Difficoltà audio o grafiche. Sintomi: nessun output audio oppure di bassa qualità. Grafica scadente. Cause: scheda audio o scheda video non aggiornata. Rimedi: regolare, settare la scheda audio o video o sostituirle. Come primo tentativo, uscire e rientrare nell'ambiente. Al primo ingresso, ti verrà chiesto di installare l'applicazione appropriata al device utilizzato. PC fisso 4, Android 5, iOS 6, iPad, iPhone, smartphone. Per un'ottimale leggibilità dei documenti trasmessi è consigliabile una postazione fissa. In questo caso è possibile aprire il webinar con Chrome, evitando l'installazione dell'app. Per una partecipazione funzionale alla diretta webinar si consiglia una connessione minima di 20 megabit per secondo nelle reti fisse. 4 giga nelle connessioni mobili tipo iPhone e smartphone. Per l'utilizzo dell'ambiente AnyMeeting si consiglia di consultare la guida generale. La tabella di valutazione dei crediti è presente in Info e Tool, la parte fissa di ogni modulo.